È nata una stella! Gioca nell'Inter, è nero come la pece, ma si chiama Mario, ed è nato a Palermo. Stiamo parlando di Mario Balotelli, un ragazzino di soli 17 anni che in due partite ha segnato 4 gol. 2 alla Regina e 2, uno più bello dell'altro, alla Juventus. Lancio per la velocità di Balotelli che supera Dilindelli, Balotelli ancora e la palla in rete. Stankovic, Balotelli, prova a girarsi. Oh, mamma mia, che gol di Mario Balotelli. Gli esperti pronosticano a questo ragazzino un futuro da campione, ma con il successo iniziano le preoccupazioni. E se il giovane Balotelli finisce per montarsi la testa? Moratti lo ha subito ammonito come un padre. Se Mario non sbaglia certe cose, ha la possibilità di fare una carriera. Mancini teme che si monti la testa. Proteggete Balotelli e noi faremo la nostra parte. Oggi a Quarrata, in provincia di Pistoia, si disputerà la partita Inter-Piacenza, valevole per il 60° torneo mondiale giovanile di Viareggio. Il grande atteso è proprio Super Mario Balotelli. Vado a parlargli. Mario si prepara per la partita e dopo aver finito il consueto riscaldamento con i compagni, scende in campo. Subito dimostra la sua bravura da grande campione e nel secondo tempo segna anche un bellissimo gol. Grande Balotelli! Ciao Super Mario, come stai? Bene, bene, grazie. Sei molto giovane, sei fortissimo. Come stai vivendo questo momento? Sono tranquillo, sono molto contento. Tuttavia è stato anche detto che se questo ragazzo non si monta la testa ha le carte in regola per diventare un grandissimo giocatore, vero? Sì, sì, spero di sì. Hai 17 anni e vai ancora a scuola tu. Sì. Ultimamente a scuola non vai tanto bene però. No, ma no, questo non è vero. Allora, con i voti vado bene. Sì. Adesso poi vabbè, con la prima squadra non è che vado molto. Cioè quando ho tempo vado il pomeriggio. Il presidente Moratti, l'allenatore Mancini, ha detto anche che se non vai bene a scuola non ti fanno giocare con l'Inter. No, ma l'Inter non si sa che ci tiene alla scuola, è vero. Siccome noi abbiamo piacere che tu possa diventare un grandissimo campione, ma è anche vero che tu devi continuare a studiare e soprattutto devi avere la testa sulle spalle, quindi l'allenamento congiunto! Sei pronto? L'allenamento congiunto serve a portare avanti sia l'aspetto calcistico che l'aspetto scolastico. Iniziamo con l'aritmetica, la tabellina del 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 50... Aspetta, 49, 56, 63, 70. Bravo! Fisica, la terza legge di Newton. Non so, ma io sono anche Newton. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ah, ok. Sì. A ogni azione risponde una reazione? Una reazione contraria. No! Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ad ogni azione corrisponde un'altra azione uguale o contraria. Va bene. Il principio di Archimede. Ma io non sono arrivato ancora a quello. Un solido immerso in un fluido. Un solido immerso in un fluido? Riceve una spinta dal basso verso l'alto. Pari al peso del liquido spostato. Va bene. Pari al peso del liquido spostato. Corsa sul posto, skip calciato avanti, sulle ginocchia. Letteratura. San Martino di Giosuè Carducci. Cos'è? Una cugina? Sì. La nebbia agli erticolli. Piovigginando sale. Poi la mare. E sotto il maestrale. Urla e biancheggia il mare. Ridiciamola. La nebbia agli erticolli. Piovigginando sale. Urla e biancheggia il mare. Ridiciamola. La nebbia agli erticolli. Piovigginando sale. Sotto il maestrale c'è il mare. Va bene. Su, c'è da fare allenamento, se no qui l'Inter non ci prende a giocare. Forza, animo! Via con le pressioni. Napoleone nacque ad Ajaccio nel 1769. Sì? Napoleone nacque nel 1769 ad Ajaccio. Ottenne il grado di artiglieri. Dopo aver conquistato l'Europa, la gran parte dell'Europa, dopo che voleva conquistare il Belgio, ci fu la sconfitta a Waterloo. Fu esiliato e morì. Nel 1821. Va bene, complimenti a questo ragazzo, complimenti. Mi raccomando, non ti montare la testa, studia e dimostra a tutti di essere questo grande campione che sei. Okay. Complimenti. Scienze. Dove si trova il calcio?
In sì. tutti i paesi. Cioè? No, calcio cosa? Calcio? Dove si trova il calcio? Nelle ossa. Bravo! Bravo! Complimenti! Un fenomeno! Grazie Super Mario! Grazie a voi.